Eccoci qui, ciao a tutti, siamo qui per parlare del contenuto del nuovo Silver DVD, quello di settembre. A settembre fa ancora caldo, ma sono finite le ferie, quindi è un mese abbastanza brutto. Sì, sono a scuola, si torna a lavorare, e noi non abbiamo mai smesso di lavorare veramente, comunque. Non abbiamo neanche mai cominciato a fare le cose, però adesso. Comunque, insomma, settembre è quello che è, in realtà oggi è il 23 di luglio. Mm-hmm. Quindi noi le ferie le dobbiamo ancora fare, ma non le faremo perché per andare in ferie appunto bisogna prima lavorare. Esatto. E quindi non ce le danno. E penso che sia il momento giusto per cominciare a parlare del demo che troverete all'interno del vostro Allego supporto ottico, che sono, fino all'ultimo momento sembrava che ci fosse la mestizia. La tristezza proprio. Però invece sono saltate fuori alcune cose carine che vi proponiamo e vedrete che troverete motivo di soddisfazione. Di sollazzo. Okay. Partiamo quindi con Kane Lynch 2 Dog Days. Qui sei un attimino a fare una piccola parentesi, perché voglio dire, oltre al fatto che c'è il demo, c'è anche la recensione. La recensione di noi due. Fatta da noi due assieme, nella nostra personalità unica e univoca, tra l'altro. In realtà non abbiamo ancora cominciato a fare, quindi potrebbe anche essere che di colpo viene data fatta fare a qualcun altro, perché noi non ne abbiamo voglia. Esatto, così. No, ma non ce l'abbiamo voglia di farlo. Allora, la Veltoso la cosa fa qualcun altro. Certo. Che gli Lynch li conosciamo tutti, sono due disgraziati. Uno è completamente fatto, l'altro ha una cicatrice sull'occhio, che però nel seguito si vede un po' meno. Noterai che gli anni l'hanno un po' smussata. E comunque è ambientato a Shanghai, quindi in mezzo ai cinesi. Si spara tantissimo. Cioè la polizia si incazza. Parlando un film. E basta, insomma, si gioca molto bene in co-op, questo lo verificheremo e lo troverete all'interno della recensione, ed è molto piuttosto carino, si gioca abbastanza, e poi ci sono anche tanti filmati che vi introducono alle fasi successive del gioco, anche se il demo non ci arriva. Quindi passiamo da Arma 2 Operation Harrowed. Ah, torna Arma 2. Arma Duke, detto anche degli amici. Però lui sarà ancora vivo? I cani quanto vivono generalmente? Sì, dovrebbe avere, diciamo, quando un cane è piccolo possiamo arrivare a 18-20 anni al massimo. Quindi potrebbe essere ancora vivo? No. Non credo che sia. No. Credo che fosse un in realtà ho sentito dire che Armaduke è rimasto surgelato sull'Everest, quindi lì ha impedito la memoria. Molto bene, quindi va bene, in Arma 2 quindi potrete manovrare Arma Duke. Spara. Un po' di gioco spara. Sì, è un FPS tattico molto cattivo, quindi non aspettatevi di... Stato sviluppato dall'esercito americano, o per l'esercito americano, comunque si troverà lì, quindi forse per una roba seria. Una roba seria, quindi non pensiate che più di un colpo possiate... Potete uccidere una persona con un solo colpo? Se no, sei un vero marine, sono vero colpo. Cioè, in teoria sì, in realtà voi ce ne dovete impiegare decine, mentre gli avvenimenti nemici potranno farvi subito. Vedrete che comunque è molto realistico, le armi sono esattamente come quelle della realtà, le ambientazioni sono, diciamo, medio orientali afghanistane, sono i talibani, e voi siete dell'esercito americano ovviamente, quindi niente, vedrete che poi tra l'altro è molto, molto bello, molto vasto il demo, c'è un sacco di roba da fare, con tanti giga, 1,7 credo, forse 3,7. Quasi un record, quasi un record. Non mi so dire, ma... Comunque, detto ciò, abbiamo un sondaggio. Sondaggio. Allora, il demo score, il sondaggio stores. Sto dicendo cose che non hanno funzionato. Bene. Il sondaggio del mese scorso diceva: vista la figura barbina fatta dall'Italia ai mondiali, che lavoro suggerireste di fare all'IPPI? In realtà noi avevamo fatto anche delle previsioni su chi avrebbe vinto il mondiale. Era preso dall'Italia, io avevo detto che avrebbe vinto il Paraguay. E cosa ho detto? Il Giappone, scommetto. Il Giappone. Benissimo, ci abbiamo preso proprio alla grande. Infatti, avevo scommesso tutto
tutto il mio stipendio sul Giappone e quindi adesso sono povero in canna. A proposito di scommesse, io, come forse ti avevo detto, avevo scommesso 10 euro sulla vittoria della Spagna ai supplementari, che la davano 11-1. Hai vinto dei gran soldoni. E ho vinto dei gran soldoni, incredibile. Sì, sì, quindi di questo mese... E me ne ha mangiati Johnny. Quindi, la ricevuta sì, la mangiata lui. E quindi vabbè, comunque abbiamo i risultati del sondaggio, sono il 15% dice il redattore in una rivista di videogiochi. Questo è quello che dovrebbe fare l'IPI, ma io credo che siamo un po' eccessivo. Sì, un po' troppo assieme. Il 28% dice il minatore in una miniera di mercurio. Che bello! Che credo che tu possa durare un quarto d'ora. Quindi non me ne ha memoria. Il 34% quello che stende il catrame sulle strade in estate. Secondo me è un po' fare il pizzaiolo. Sì, sì, sì. Cioè, oppure, non so, il fabbro. Sì. O quello che fa il soffio al vetro, insomma, lavori in un ambiente da 95.000 gradi. L'88% però, quindi la percentuale predominante, dice l'action figure sulla scrivania di TMB. Che anche potrebbe essere fra le mie mille action figure. Anche la Devilman è a villare. E sì, è l'uomo ragno, ci potrebbe anche stare l'Ippi. Ma c'è un figlio dell'Ippi, lo vorrei. Però con la spada. Con lo spadone in mano. Con la spada in mano. Allora, quindi passiamo al nuovo sondaggio che verte su un argomento molto delicato, cioè Elvin. Voi non lo sapete, ma Elvin è da poco stato qui, cioè mezz'ora fa, per portare la frag zone che troverete allegata. Tra l'altro si esiste ancora la frore nell'aria. Sì. E quindi dopo molti mesi Elvin è venuto a farci visita. Cosa è venuto a fare? Il problema grosso è che io l'ho appena detto. Però, non l'ho sentito però. No, però io l'ho sentito, quindi potete dirci quello che volete. Passiamo quindi a un nuovo demo che si chiama Nelson Teeter's Puzzle Agent. Un puzzle game. E tipo Professor Layton. Ah, Professor Layton, bello questo. Però con uno stile grafico particolare, tra l'altro è stato un demo molto apprezzato alle 3, nominato da IGN come miglior game of best world. Quindi è molto simile a Professor Layton, gli enigmi sono un pelino più semplici. Per me, ovviamente, perché io a seconda già mangiavo il mouse. Si mangi mistica, cioè già la prima pagina impattisci proprio. Esatto, io posso soltanto colorare la faccina con l'avventura all'interno delle prime parole crociate. Esatto. E comunque la vedrete molto carino, lo stile grafico, come ribadisco, è particolare, sembra disegnato un po' naif, però è carino, è simpatico, i dialoghi sono divertenti in inglese, quindi è una supposizione quella che dico. Mi raccomando, imparate l'inglese perché è importante. Vi fa diventare importanti. Molto bene, sì, è vero. Allora, hanno uscito due conscription. Conscription, sì, cosa di inglese. Va bene, comunque esce per cui immagino siano sparato. Sì, diciamo di sì. Diciamo che praticamente tu sei in zone fini dall'alto, arrivano le orde di alieni, e tutto quello che pari. Spagliati, i posti di zombie sono belli, sono sì, bellissimo. Però tra l'altro nel sito ufficiale sparano anche di zombie alieni, forse. Zombie alieni, no. Può essere, effettivamente. Cioè, sì, ce ne sono un sacco. Zombie alieni e squali. Zombie alieni e squali carnivori. Anzi, erbivori, così cambiamo un po'. Sì, che poi però, Santella, che non ce l'ha, quelle un po' le bestie. E sono oltre 100 alieni in schermo, oltre 60 diverse tipologie di armi, però si possono anche guidare i veicoli, insomma è così. Bello primo. Provatelo e diteci cosa ne pensate. Passiamo velocemente a Making History 2 The War of the World. Insomma il RTS... Non avrei mai detto, sono la guerra mondiale magari. Così, proprio sparata così a caso, perché mi è venuta un po' fuori così, ho intuito dal titolo che poteva essere così, anche se era difficile. Hanno visto che nel panorama RTS non c'era uno della seconda guerra mondiale neanche della prima. Facciamolo, dopo una lunghissima riunione, comunque sembra fatto molto bene, ci sono anche dinamiche legate all'economia, alla gestione dei rapporti interpersonali tra maschi e femmine.
guerra importantissima sul campo di battaglia, esatto. Ne parliamo. E vabbè, questo è quanto. Ho provato, l'ho trovato il demo grossino, mi permetterà di fare un sacco di cose. Chiudiamo con Deadly Sin 2 Shining Fate. Sarebbe? È un RPG fatto in con grafica in pixel art. E quindi disegnato a mano, come si usava una volta, con Deus Paint per Amiga, proprio così. E quindi ci sono le RPG, ci sono i combattimenti a turni, prima io poi te, allora. E comunque carino, dallo stile giapponese. Il tempo che è passato direi che è sufficiente per un video come questo. Quindi passiamo alla pubblicazione prossima di Sprea, che noi veicoliamo molto volentieri ogni mese. Questo è il turno di dormire in macchina. Dormire in macchina, perché insomma, tempo di crisi, molta gente è stata spazzata di casa, non ha potuto pagare il mutuo, come quello che accadrà fra poco al nostro TMP. Ho già avuto io in macchina da mesi. Non ho detto a nessuno fino ad oggi per non fare brutte figure, però è così. Tanto dormire una Clio che assicuro che non è proprio. Ecco, invece abbiamo questi qua, hanno il furgoncino, c'è anche il gatto che dorme sotto la ruota, basta non metterlo in moto, se no fa pasticcio. Quindi questa pubblicazione, che costa parecchio, però del resto sono i suggerimenti, sono molto preziosi, vi spiegheremo come sopravvivere in macchina. E anche in tempo di crisi. E anche in tempo di crisi. E questo è quanto, credo che sia tutto, quindi vi salutiamo. Ciao casa, ciao mamma!